Quando la fede incontra la tradizione e la storia, il risultato pare essere un connubio intimo e condiviso di identità e cultura locale. È proprio in questo modo che a Frosolone sono stati celebrati San Pietro e Paolo. Ed è bello che poter unire questi due spiriti, queste due particolari vocazioni apostoliche entrambe, ma che hanno vissuto in modo diverso. Il primo Papa di Roma, Pietro, e il missionario per eccellenza della Chiesa cristiana, Paolo, sono stati portati in processione per le strade del paese, accompagnati come da tradizione dalla statua della Vergine Maria a cui è dedicato il canto della Diva Immagine. La devozione di Maria è stata unita a questa festa perché in effetti si celebra anche il cuore immacolato di Maria e questo inno, grazie al sacerdote Giuseppe Maria De Carlo, viene composto nel 1879 per banda. Da allora viene sempre ogni anno eseguito. La festa di San Pietro e Paolo ha sancito l'inizio dell'estate frosolonese, inaugurando così il palinsesto del programma realizzato dal Comitato Feste Religiose per l'estate 2016. Questa sera la serata che abbiamo iniziato le festività estive, partiamo con la festa di San Pietro e Paolo, cerchiamo di dare innovazione a questo comitato. E poi le festività continueranno nel periodo estivo. Un grosso ringraziamento perché Frosolone ci sta dando una grande mano alle attività economiche, perché ci stanno dando un grande contributo, perché senza di loro potremmo fare ben poco. Con tutta la partecipazione del paese, con tutta la gente, con tutta la buona volontà, non si arriverebbe mai a fare quello che noi stiamo facendo. Per cui io, da parte del comitato e tutti quanti noi, ringraziamo le attività economiche e quelle di fuori che ci stanno anche dando una mano. Anche ad intrattenere i tanti frosolonesi presenti ci ha pensato l'orchestra di fiati lirico-sinfonica di Palazzo San Gervasio, che porta nelle piazze di tutta Italia un connubio di musica leggera e lirica con la sua banda e 5 cantanti tra tenori, baritoni e soprani diretti dal maestro Michele Lapolla.